Oggi abbiamo l'ultimo allenamento. Ieri ha rifatto qualcosa con noi e stava abbastanza bene. Vediamo come sta oggi e alla fine decideremo se portarlo insieme a noi o lasciarlo ancora a casa per recuperarlo ancora meglio per la partita prossima. A me perdere non è mai piaciuto e spero non piacerà mai, credo a nessuno. Abbiamo tanta voglia di giocare questa gara. Fortunatamente sono passati pochi giorni dall'ultima e quindi abbiamo subito la possibilità di poterci rifare. Siamo vogliosi di mettere in campo tutto quello che di buono stiamo facendo, credo, provando sicuramente a cambiare l'esito finale, perché nelle ultime partite siamo stati penalizzati, ma ci abbiamo messo del nostro per essere penalizzati. Vogliamo provare a eliminare gli errori che stiamo facendo e portare a casa dei risultati che, come abbiamo detto e ridetto, sono quelli che determinano gli umori e gli andamenti di tutte le squadre, quindi noi abbiamo voglia di cambiare questa rotta. Abbiamo tante qualità in squadra e, come abbiamo detto diverse volte, ci stiamo amalgamando, ci siamo completati nel finale, purtroppo queste sono le leggi del mercato e stiamo conoscendoci affrontando delle squadre vere e a tratti questo si sta vedendo purtroppo e stiamo pagando a caro prezzo degli errori che stiamo commettendo. Vogliamo provare in tutti i modi a cambiare la rotta dei risultati perché non siamo assolutamente contenti dei risultati che stiamo raccogliendo, però sappiamo che ci possiamo appoggiare su un qualcosa di positivo che stiamo facendo, nonostante i risultati non siano quelli che avremmo voluto. E quindi credo che da domani daremo per l'ennesima volta ancora tutto per provare alla fine a cambiare i risultati. Guardare la classifica adesso non fa piacere, sappiamo che sono passate pochissime giornate. Sappiamo che abbiamo le qualità per poterla cambiare, ma sappiamo che se in questo momento ci troviamo in quella posizione, ovviamente stiamo sbagliando qualcosina per non essere in altre. Il desiderio nostro è quello di cambiarla il prima possibile. Il tempo per poterlo fare c'è, a partire dalla partita di domani. I giocatori li stiamo valutando, li valutiamo ogni giorno. Siamo partiti tanto tempo fa, quindi alcuni li conosciamo molto bene, altri si sono inseriti nel finale e ci stiamo conoscendo. Stiamo provando a farlo il più rapidamente possibile, perché ovviamente le partite si susseguono. I risultati non ci stanno premiando e quindi di tempo non ce n'è tantissimo. Vogliamo riprenderci, vogliamo fare bene, indipendentemente da quelli che saranno gli interpreti che scenderanno in campo. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, lo sappiamo bene, lo proviamo da tanto tempo, lo continuiamo a provare con qualcuno, come ho detto, lo stiamo facendo da poco, con qualcun altro da prima. E al di là di chi scenderà in campo, sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, limitando gli errori che stiamo commettendo e che ci stanno penalizzando oltremodo e provando a ritrovare un successo perché sicuramente può essere importante per ripartire come vogliamo ripartire. Qualcosina penso di aver già deciso, credo che Mikai, Marrone, Bascia, Teio in prota saranno nuovamente la partita. E ovviamente abbiamo ancora un allenamento, quindi salvo. Ma su Mikai voglio spenderci anche una parola perché è un ragazzo che è sempre stato protagonista di questa squadra, è un nostro punto di riferimento e continua ad esserlo, continuerà ad esserlo. Giornate storte purtroppo possono capitare, errori ci devono stare per capire che tutti quanti. Sì, però a me piace affrontarla questa battuta perché. Insomma, gli errori servono per poter andare avanti, perché insomma, senza errori ci rendiamo conto a volte che insomma, possiamo anche essere umani e lo siamo tutti quanti, che si può sbagliare. Sbaglia ovviamente chi prova a fare. Lui sicuramente sa di aver commesso dell'ingenuità, però ripeto, nel gruppo è un punto di riferimento e tornerà ad essere protagonista come è sempre stato.